Un'altra telefonata fortunata! Aiuto, aiutateci! Ci hanno rubato le uniformi, le pistole e i distintivi! Oh, friggi, maialino! No! Ah! Ah! Un po' più a sinistra! Ah! Che goduria! Oh, mi dispiace! La frase è che KBBL mi darà una cosa stupida! Che sballo! Ora proviamo con l'ultima telefonata! Pronto? KBBL mi darà una cosa stupida! Allora, il giocatore! Abbiamo un vincitore! Pronto? Hai vinto! Puoi scegliere tra 10.000 dollari o qual è il nostro premio gag della settimana? Un elefante africano adulto! Beh, quei soldi sono piuttosto allettanti, Marty, ma penso che dovrò optare per l'elefante. Hai sentito? Lui prende l'elefante invece dei soldi. Il ragazzino vuole l'elefante. Non ce l'abbiamo, maledetto elefante! Come spigliare nel microfono! Bimbo, l'elefante è un premio gag, nessuno sceglie il premio gag. Tu vuoi il denaro, vero? Io voglio l'elefante! Non farti mettere sotto. Oh, aspetta! Li richiameremo! Bart! Con 10.000 dollari saremmo miliardari. Potremmo comprare ogni genere di cose utili come l'amore. Ho le finestre a doppi vetri. Sembrano come le altre, ma ci farebbero risparmiare il 4% sul riscaldamento. È così. Vi state tutti dimenticando la cosa più importante, cioè che è sbagliato imprigionare un animale. Lisa, vai in camera tua. Apprezziamo che tu sia venuto fin qui, ma vedi, piccolo, il problema è che noi, come dire, non abbiamo un elefante. Ascolta, ragazzino, prenditi i soldi, altrimenti rischiamo il licenziamento. Tu non vuoi farci licenziare, vero? Non mi riguarda. Crediamo di capire come funziona la tua mente, Bart. Allora facciamo così: noi diamo i 10.000 dollari al direttore Skinner, gli tiriamo giù i pantaloni e glieli lasciamo giù per tutto l'anno scolastico. Io ci sto, Bart. No. Ok. E se usassimo i 10.000 dollari per trasformare chirurgicamente Skinner in una specie di creatura simile ad un aragosta? Aspettate un momento, di questo non abbiamo parlato. Signori, io di qui non me ne vado senza il mio elefante. Ehi! Ufla! Dov'è il mio elefante? Dov'è il mio elefante? Stanno suonando la canzone dell'elefante. Mi fa impazzire, mi ricorda gli elefanti. Ehi, BBL, imbroglia studente 10 e lode. Non è forse questo ciò che tutti noi ci chiediamo nella vita? Dov'è il mio elefante? Almeno per quanto mi riguarda è così. Il nostro indice d'ascolto è calato e la stazione è sommersa da telefonate rabbiose e lettere bomba. Ed è tutta colpa vostra. È così, signora. Questo è il DJ 3000. Fa suonare CD automaticamente ed inoltre ha ben 3 varietà di chiacchiericcio insensato. Ehi, com'è il tempo lì fuori? Wow, quello era un ascoltatore dall'inferno. Allora il giocatore, abbiamo un vincitore. Perbacco, questa cosa è fantastico. Non lodare la macchina. Se domani non consegnate un elefante a quel ragazzino, il DJ 3000 vi sostituirà. Pare che quei pagliacci al congresso l'abbiano fatto di nuovo. Che masnada di pagliacci. Come fa a essere così aggiornato?